Oggi in Piazza Antica Reggia si è tenuta la manifestazione contro gli abbattimenti delle prime case organizzata dal coordinamento dei comitati a difesa del diritto alla casa. Abbiamo in collegamento Gennaro Savio per raccontare proprio com'è andata questa manifestazione, ma anche com'è nata, quali saranno ovviamente i prossimi passi. Sì, Vincenzo, io sono appena rientrato, sto tra i libri di mio padre, già al lavoro, ma ti posso garantire che è stato un lungo pomeriggio di impegno civile. C'è stata questa assemblea pubblica all'esterno del municipio di Ischia, organizzata dal coordinamento della difesa del diritto alla casa della Regione Campania, dove hanno partecipato alcuni esponenti del direttivo, come Valeria Vitolo, Francesco Montella, Anna Setola, c'erano anche Angela Vitolo ed altri. La cosa importante che mi ha fatto più piacere è che alcuni dei cittadini ischitani che hanno partecipato sono intervenuti al dibattito. Dunque è stata una vera assemblea pubblica di presentazione del coordinamento e nella quale abbiamo spiegato la linea, le direttive, le linee guida e gli obiettivi che questo coordinamento, che unisce vari comitati della terraferma, dell'isola di Ischia e dell'isola di Procida, si pone. Innanzitutto ottenere un immediato ferma ruspe, non solo per la pandemia ancora in corso e per cui, almeno a sentire esperti e il presidente della Regione Campania De Luca, si prevedono altri tempi bui per i mesi di settembre e ottobre, e quello che sta succedendo in Inghilterra, diciamo, è sicuramente un segnale d'allarme, ma soprattutto per la crisi economica galoppante che purtroppo durerà per anni. Come si può abbattere in piena pandemia, in piena crisi economica, quando le famiglie lavoratrici non riescono neppure a mettere il piatto a tavola, una casa di prima necessità? Abbiamo denunciato con forza il fatto che non si tratta, questa operazione degli abbattimenti non ha nulla a che fare con il ripristino della legalità e rispetto della legge, in quanto vanno giù solo le case dei poveri cristi e mai la grossa speculazione edilizia affaristica. Anzi, come coordinamento chiediamo con forza che finalmente si abbattano gli immobili della grossa speculazione, del cemento selvaggio, gli ecomostri di Stato con cui si sono distrutte coste e colline, e si faccia salvo il diritto alla casa di chi nei decenni è stato costretto a costruire abusivamente dallo Stato inadempiente. Anziché fare pagare le pene dell'inferno attraverso un'azione con cui lo Stato fa il forte con i deboli e il debole con i forti, abbattendo le case delle famiglie lavoratrici, si passi immediatamente a denunciare, processare, condannare e, se necessario, arrestare quei responsabili politici e istituzionali che negli ultimi 40 anni in tutto il centro-sud d'Italia non hanno messo in condizioni le popolazioni di poter costruire nella legalità, di poter avere la tanto agognata licenza edilizia, trovando comodo far proliferare l'abusivismo anche per tornaconti politici ed Anche in elettorali. virtù degli incontri che c'erano già stati a Roma, in tanti avevano promesso inserimenti nei vari emendamenti, nei vari decreti, ma mi pare non ci siano novità. Ecco, anche se siete rimasti in contatto, insomma, quali sono gli aggiornamenti? Al momento purtroppo non c'è nulla di concreto. Come al solito si tengono gli incontri, tanti buoni propositi da parte di alcuni deputati, senatori di vari schieramenti politici, però poi quando dobbiamo raggiungere il dunque, quando dobbiamo quagliare, come si suole dire dalle nostre parti, non si trova mai una quadra. La situazione è difficilissima, questa è una battaglia quasi impossibile da vincere, perché ormai in Italia si è fatto il convincimento che in tutto il centro-sud i cittadini sono delinquenti, hanno violato la legge, quasi come dei camorristi, hanno costruito abusivamente, quando non si spiega invece che sono stati costretti
a farlo, quindi questo è l'orientamento in tutto il paese. Dunque è una battaglia difficilissima che potrà essere vinta solo se i cittadini, quelli che rischiano l'abbattimento della casa, sull'isola di Ischia sono almeno 10.000, prendano coscienza che solo attraverso la lotta, l'impegno civico e sociale possono tentare di spuntare. Quindi il mio appello ai cittadini e di partecipare alle nostre iniziative, di darci forza, stare in piazza un'ora e mezza, a chi partecipa non comporta niente, ma dà uno straordinario slancio, uno straordinario sostegno a chi queste manifestazioni le indice e le porta avanti, affinché questa tragedia venga fermata una volta per sempre. Grazie, grazie a Gennaro Savio, buon proseguimento di serata. Grazie a te Vincenzo e buona serata a tutti i telespettatori di Nuvola TV.